Allora, dobbiamo continuare la nostra battaglia di libertà, parole di Silvio Berlusconi pronunciate nel suo videomessaggio che commentiamo con un ospite collegato in diretta con noi. Buonasera, benvenuto a Marco Travaglio, buonasera. Eccomi. Allora, tra un po' commenteremo anche questa voglia di Silvio Berlusconi di rimanere ancora in campo. Prima subito ti chiedo una reazione a questa sentenza della Corte di Cassazione che è storica sotto tanti punti di vista, la prima sentenza di condanna definitiva per l'ex presidente del Consiglio, nonché storica anche per i vari risvolti politici che un evento di questo tipo senz'altro avrà. Beh, diciamo che l'unica cosa che non si può fare è quella di meravigliarsi, insomma, un soggetto di questo genere con tutto quello che ha combinato nella sua lunga carriera e con tutte le amicizie imbarazzanti che ha avuto, da Mangano a Gelli, da Craxi a Previti a Dell'Utri, eccetera, eccetera, per forza doveva finire prima o poi condannato, è strano che sia ancora a piede libero. Non dimentichiamo che senza le leggi ad personam che si è approvato nel corso degli anni a decine, sarebbe in galera da parecchio tempo, quindi questo appuntamento è semplicemente un lungo rinvio che a un certo punto è arrivato alla sua degna conclusione. In un altro paese sarebbe già finito dentro da parecchi anni, non si starebbe più nemmeno qui a discutere, del resto poi per sapere che è un fuorilegge non c'era bisogno di questa sentenza della Cassazione, bastava leggere qualcuna a caso fra le sentenze che lui cita come assoluzioni e che invece sono o prescrizioni per reati accertati. Non dimentichiamo che per darti la prescrizione te lo devono accertare il reato, altrimenti ti devono assolvere, quindi la prescrizione presuppone un reato, per non parlare delle sentenze nelle quali si dice che era colpevole e poi si è depenalizzato il reato, tipo il falso in bilancio. Quindi stiamo parlando di un noto fuorilegge che prima o poi doveva finire nei guai. È paradossale che come Al Capone sia finito nei guai proprio per frode fiscale, con tutto quello che aveva combinato di ancora peggio. Ecco, infatti, senz'altro. Ti aspettavi che la Cassazione decidesse in questo modo? Entriamo proprio nel merito giudiziario, diciamo, di questa sentenza. Lo ricordiamo, c'è stata una conferma della condanna emessa dalla Corte d'Appello, mentre invece un rinvio, diciamo, ad un'altra sezione della Corte d'Appello per quanto riguarda la pena accessoria. Qual è la tua considerazione in merito a questa decisione proprio da un punto di vista strettamente giuridico? Ma sai, noi sul Fatto Quotidiano stamattina abbiamo pubblicato un articolo di un giurista, ex magistrato, proprio specializzato in reati fiscali, che è Bruno Tinti, il nostro collaboratore, il quale spiegava che appunto anche secondo lui, come aveva sostenuto il procuratore generale Mura l'altro ieri in udienza, la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici doveva seguire la legge speciale, diciamo quella che punisce i reati fiscali dell'anno 2000, che all'articolo 12 prevede una pena accessoria da 1 a 3 anni, e quindi non seguire invece la regola generale, l'articolo 29 del codice penale, che stabilisce che tutte le condanne superiori ai 3 anni comportano una pena di interdizione di 5. È un po' un paradosso, perché quella legge fiscale fu fatta per punire gli evasori più severamente rispetto agli autori di altri reati, e quindi si era pensato che per le condanne sotto i 3 anni che non comportano interdizione dei pubblici uffici, nel caso di reato fiscale si dovesse invece dare un'interdizione sia pure più bassa. E il risultato paradossale appunto è che invece l'interpretazione che ha poi dato la Cassazione è che nonostante che lui invece abbia preso una condanna superiore ai 3 anni, ricada sotto l'interdizione più piccola prevista per le condanne inferiori ai 3. Ma comunque queste sono proprio... Sì, si era detto che probabilmente non c'erano degli elementi sufficienti a far sì che la Cassazione appunto potesse decidere anche in merito a questa pena accessoria. No, se si stabilisce che la Corte d'Appello ha sbagliato l'importo della interdizione, così come ha stabilito oggi il Collegio, non può essere la stessa Cassazione a ricalcolare il quantum dell'interdizione, e quindi deve affidarsi a una nuova sezione della Corte d'Appello, che comunque avrà solo quello da fare, non è che deve riaprire il processo, deve stabilire da 1 a 3 anni quanto deve essere interdetto Berlusconi, dopodiché la Cassazione tornerà a occuparsene per confermare
appellare questa decisione della Corte d'Appello, e quindi diciamo, è una pura formalità che sposta in avanti di qualche mese la decisione, ma nel frattempo Berlusconi deve essere dichiarato decaduto da parlamentare in base alla legge che lui stesso ha approvato l'anno scorso. La legge Severino prevede che decadano dal mandato parlamentare, la famosa legge liste pulite, tutti ce la ricordiamo, no? Certo. Sono ineleggibili e decaduti tutti i parlamentari o candidati che abbiano subito una condanna definitiva per reati puniti con pene superiori ai 2 anni, compresa quindi la frode fiscale. Quindi non c'è bisogno di attendere l'interdizione per mandarlo via dal Parlamento, basta la legge che centrodestra, centrosinistra e centro hanno approvato un anno fa. Lui forse non lo sapeva, ma quella volta ha approvato una legge contra personam, cioè certo, contro se stesso. Certo è che comunque, Marco, abbiamo sentito Berlusconi che ha detto, lo ripeto, dobbiamo continuare la nostra battaglia di libertà, si è parlato in questi ultimi giorni, si è fatto il nome di sua figlia Marina, insomma ha chiuso il suo messaggio con un viva Forza Italia che ci lascia intendere la volontà di ricreare il suo partito e di richiamare i suoi elettori. Questo vuol dire che appunto pare che il percorso politico di Silvio Berlusconi non voglia fermarsi qui. Ma io credo proprio che sia così, come dici tu, nel senso che l'abbiamo visto tutti in quel video, che peraltro sembrava la replica di video fatti 10 anni fa. Io a un certo punto pensavo che avessero sbagliato cassetta, o sbagliato DVD, invece no, dice sempre le stesse cose, non ha bene chiaro quanti processi ha subito, perché una volta dice 106, una volta dice 31, una stasera volta dice ha detto 24. 50, sì. Stasera siamo sopra i 50, 50, ma è rimasto anche un po' sul vago, quindi deve poi ricalcolarli bene, e a parte questo insomma dice sempre le stesse cose, sono gravissime ma a furia di dirle perdono anche la loro gravità, è un rito stanco. La cosa stupefacente è appunto che dietro di lui c'era la bandiera della Repubblica Italiana e davanti c'era un evasore fiscale, e un evasore fiscale che nel giorno, poche ore dopo la sua condanna definitiva, fonda un nuovo partito proprio su quella condanna. Credo che sia un unicum nella storia, ne abbiamo viste tante, stasera ne abbiamo vista un'altra. Certo, dopodiché sì, certamente ci sarà sempre chi continuerà a votare per lui e ci mancherebbe altro, però insomma chi vuole sapere chi è questo signore da oggi ha anche un bel timbro della Cassazione, per la verità ce n'era neanche bisogno. Certo, Marco, un'ultimissima domanda, sì. I tuoi toni sono tutt'altro che teneri, questo ce lo aspettavamo, insomma, nei confronti di Silvio Berlusconi. Hai parlato del suo ruolo politico, ma in qualche modo dobbiamo anche considerare quello che è il ruolo politico di coloro che oggi, in maniera più o meno forzata, vista la situazione attuale, sono degli alleati, anche le altre parti politiche, con specifico riferimento al Partito Democratico. Insomma, tutto diventa ancora più traballante per l'Italia o no, secondo te? Beh, diciamo che siamo in una farsa, se ci mettiamo a parlare degli alleati, diciamo la tragicommedia diventa farsa, perché io ho sentito il segretario del Partito Democratico Epifani dire poche parole con aria molto autorevole, anche perentoria, e sembrava un uomo inflessibile tutto d'un pezzo. In realtà si stava calando le brache, perché ha detto praticamente non fate casino e così rimaniamo tutti insieme nella maggioranza. Come se il fare casino con qualche frase scomposta o qualche manifestazione un po' estremistica fosse più grave che non avere una condanna per evasione fiscale, per frode fiscale, vorrei sottolineare, perpetrata quando Berlusconi era già in politica. Cioè Berlusconi, mentre capeggiava i governi e mentre faceva il parlamentare di opposizione, frodava il fisco, non so se è chiaro la gravità di quello che ha stabilito oggi definitivamente la Cassazione, e quindi questo è considerato evidentemente ininfluente da Epifani, il quale però ha detto che il PD sarà inflessibile nel far eseguire la sentenza. Non sa forse che per eseguire le sentenze non c'è bisogno del parere di Epifani. Epifani non può eseguire o disattendere le sentenze. Berlusconi verrà prelevato quando riaprirà il Tribunale di Milano e portato agli arresti domiciliari senza chiedere il permesso al Parlamento, come è accaduto a Previti, come è accaduto a Cuffaro. I parlamentari, una volta condannati definitivamente, vanno in galera, se devono andare in galera, o ai domiciliari, se devono andare ai domiciliari,
senza che nessuno debba passare per il Parlamento. Il Parlamento deve certificare l'interdizione, ma non l'esecuzione della pena detentiva, sia essa in carcere o al domicilio. Quindi in realtà Epifani ha annunciato con grande enfasi una mossa che sembrava molto coraggiosa, ma che semplicemente non gli compete, e quindi era una dichiarazione di resa travestita da un attacco durissimo, perché la resa è che il PD nemmeno di fronte a un pregiudicato per frode fiscale prova alcun imbarazzo nel restare al governo con lui. Poi non so come faranno a promettere ai loro elettori che bisogna combattere l'evasione. Ecco infatti, forse gli verrà da ridere. Infatti, forse gli verrà da ridere o forse no. Chi lo sa, infatti quello che dici, diciamo, non ci lascia nemmeno ben sperare per quanto riguarda il futuro del nostro paese. Ti ringraziamo Marco Travaglio, grazie. Grazie a voi, buon lavoro, ciao. Buon lavoro a te, e appunto parlavamo delle reazioni.